L'esperienza ad Anima Fix è stata incredibile fin da subito perché mi ha dato l'opportunità di fare per la prima volta il giudice. Non ho mai fatto il giudice in nessun festival pur avendo partecipato a numerosi festival, quindi era una cosa che ho sempre desiderato di fare, quindi grazie anche a Rosalba e a tutto lo staff di Anima Fix che mi ha dato questa opportunità, e non soltanto quella di vedere dei corti e giudicarli, ma anche quella di interfacciarmi poi con altre persone che sono nell'ambiente dell'animazione da moltissimo tempo e quindi imparare molto anche da loro, il loro punto di vista, il come giudicano, come guardano i cortometraggi in competizione in un festival. Beh, avere comunque una sezione, una carte blanche o comunque una giornata in cui vengono proiettati i tuoi lavori non è da sempre, quindi l'accoglienza anche col pubblico è stato positivissimo, cioè, mi sembravano comunque interessati pur io non sono un animatore, io lavoro nel campo del video ma sotto diversi ambiti, lavoro con le videoproiezioni, con l'animazione, con la live action, cioè, mi occupo di video in diversi aspetti, mi piace sperimentare diverse tecniche e quindi anche l'animazione è uno di questi strumenti che ogni tanto mi piace affrontare, mi piace sperimentare per poter magari esprimere un concetto, un'idea che ho in testa, e penso che quella tecnica sia perfetta per poter mettere in luce questa mia visione che ho in testa. A partire da Beauty e Peep Show, che hanno più o meno la stessa tecnica, e anche altri miei lavori dove magari combino più tecniche, quindi sono, diciamo, tecniche miste o ibridi. A me piace definirli ibridi proprio per creare qualcosa che non sia etichettabile come animazione, come live action, come sono un misto di tecniche che mi permette di creare qualcosa di appunto nuovo e di poco classificabile. E poi un po' la mia ricerca artistica che fa da unione rispetto al mio percorso, quindi sia lavori di animazione che no, comunque hanno il comune denominatore che è lo stile, che ho uno stile molto definito che cerco comunque di mantenere. Molti mi dicono no, devi essere magari più commerciale, devi fare qualcosa che sia più... E invece io sono fisso, cioè, soprattutto sui lavori personali, non cerco di mantenere il mio stile, anche se magari può essere poco apprezzato o poco pubblico. Poi Beauty è un caso un po' a parte. Beauty mi ha permesso di entrare, di essere visibile al grande pubblico e quindi di far conoscere anche i miei lavori che magari sono sempre stati più nascosti, più nel mondo underground del cinema. La questione di Beauty è che non ha un codice, è di facile comprensione, infatti probabilmente il successo che ha avuto è stato proprio il fatto di non avere un codice preciso, cioè tu non hai bisogno di conoscere la storia dell'arte o di conoscere una lingua, non ha parlato, ha soltanto musica, quindi parlandoti di emozioni, delle principali emozioni umane, arriva direttamente, cioè senza starle troppo a ragionare su quello che sta succedendo. Ed era concepito più come un video per essere proiettato, quindi per grandi dimensioni, per da proiettare su pareti anche non convenzionali, come pareti, molto spesso è stato proiettato anche su dei muri rovinati e acquisiva
forse un valore aggiunto rispetto a un monitor da cinema, perché gli dava poi una connotazione, una pasta anche più interessante. Peep Show invece è opposto, perché ho voluto creare un video che fosse monovisione, quindi tu devi vivere Peep Show in casa da solo e devi essere soltanto tu a guardarlo, come appunto uno sbirciare attraverso il buco della serratura. Quindi è un video voyeuristico, se così si può dire. Tecnicamente è lo stesso, però è proprio il concetto e la fruizione che sono praticamente opposti. Beauty è per il grande pubblico, per essere visto su grandi schermi, mentre Peep Show invece è per le piccole dimensioni e per una visione unica, solo per una persona.